Effettivamente oggi che cosa state facendo in piazza? Oggi abbiamo ricreato dei microspazi come dimostrazione di ciò che faremmo se avessimo un centro di aggregazione giovanile. Stiamo creando dei microspazi in cui poterci esprimere, quindi ci sono ragazzi che studiano per terra, ci sono ragazzi che stanno suonando, ci sono ragazzi che semplicemente stanno facendo una chiacchiera e sono costretti a farlo al freddo. Siamo a fine novembre, stiamo morendo di freddo e siamo costretti a farlo in mezzo alla piazza invece di avere un centro di aggregazione dove poter scambiare anche semplici parole, invece di stare qui al freddo o consumare i nostri pochi risparmi che non abbiamo, perché non abbiamo risparmi, siamo costretti a riunirci in luoghi adibiti al consumo. Perché? Perché non abbiamo centro di aggregazione. Dateci Spazio è un progetto portato avanti dal collettivo studentesco Pescara e dalla SOA Giovani Cittadini Attivi. Questo progetto si prefigge l'ottenimento di un centro aggregativo giovanile autogestito per i ragazzi di Pescara. Le modalità fondamentalmente sono tre: l'adesione per partecipare a un bando comunale, il dialogo con l'amministrazione comunale e poi la petizione online su change.org. È rivolta solo ai giovani, nel senso che gli attori sono i giovani di questa iniziativa, ma sicuramente stiamo parlando anche a tutti i genitori, a tutti gli adulti che devono sostenerci in questa battaglia, in questa iniziativa che stiamo portando avanti. È fondamentale che gli adulti comprendano le nostre necessità, ma non solo per noi giovani, ma perché creare uno spazio protetto, quindi un centro di aggregazione socioculturale in cui noi giovani possiamo riunirci, è fondamentale per evitare situazioni di disagio e malessere che si creano in contesti non protetti. Che cosa farete se il comune non vi ascolterà? Noi continueremo fino alla fine. Dateci Spazio infatti è un progetto che non si ferma finché non ottiene questo centro. Andremo avanti soprattutto continuando con questo genere di pressioni, comunque con questo genere di manifestazioni, quindi facendo sempre più vedere la nostra volontà, la nostra voglia di riuscire a conquistare un centro d'aggregazione, un luogo per vederci, riunirci e svolgere tutta una serie di attività tramite una serie di assemblee alle quali parteciperanno anche svariate personalità che hanno già avviato progetti di questo genere in altre città. Dateci Spazio!